Buongiorno a voi, grazie di questa vostra accoglienza così entusiasta e allegra, mi fa onore e mi dà gioia. Un bel sorriso è un privilegio di pochi. Ci sono dei messaggi in questo libro di Arturo talmente importanti e significativi che vanno assolutamente vissuti leggendo questo volume, che è in beneficenza per il Salvamamme, quindi iniziative valide, e quindi dobbiamo dare risposte vere, concrete, quando parliamo di valori dello sport, che sono sempre sulla bocca di tanti amici, di tante persone, ma poi dobbiamo nei fatti quotidiani applicarle. Oggi abbiamo sentito tanti interventi alla presentazione del libro. Arturo è stato un protagonista eccellente, sempre sorridente, sempre ottimista, e quindi fa capire quanto anche i genitori, la famiglia, la sorella, tutti i parenti siano stati importanti in questo percorso di squadra, che è un altro valore dello sport. Lavorare insieme, che è un valore che dovrebbe essere diffuso in tutti i fenomeni della vita sociale quotidiana. Io spero che la vostra radio vada sempre bene, che sia ascoltata da tanti giovani e che soprattutto ci sia un confronto continuo sulle problematiche che vengono vissute anche da un ragazzo come Arturo, che è nato senza una gamba, vuole essere presente e protagonista comunque nella sua vita, e quindi ha dimostrato che la relatività, il mondo relativo, è un mondo che diventa anche assoluto qualche volta, cioè il valore va al di là della fisicità di certe cose. Sono parole facili da dire per chi non ha il problema, ma in qualche modo anche è vero che la serenità che trasmette Arturo deve essere anche motivo di gioia per chi vive a volte preoccupandosi di problemi minimi e dimenticando a volte che siamo fortunati quando abbiamo amici, persone e siamo bene fisicamente.